Il diritto alla legalità e all'integrazione, come uniche strade possibili per sottrarsi alle leggi delle organizzazioni criminali. Sono questi gli argomenti affrontati durante l'incontro con lo scrittore Roberto Saviano, che si è tenuto ieri al Cinema Modernissimo di Napoli. Con Bacio Feroce Tour, Saviano è tornato a Napoli, dove ha presentato il suo nuovo libro sul fenomeno delle paranze dei bambini. La seconda puntata di un discorso narrativo iniziato con il racconto sui baby boss, i ragazzini che gestiscono le piazze di spaccio con l'obiettivo di fare soldi velocemente. Nel racconto, lo scrittore invita i genitori di questi ragazzi a educarli secondo regole diverse, insegnando loro il valore del fallimento. Educare a essere vincenti è rischiosissimo, perché in questo mondo significa negoziare col peggio, imbrogliare, non sempre così, è ovvio, ma rischia di esserlo così. Soprattutto vince uno e perdono tutti. Educare a una cosa semplice e meravigliosa come il fallimento è magnifico, per una semplice ragione, perché non è il fallimento un giudizio sulle persone. È semplicemente andata così. Il percorso è più utile del risultato. Il contenuto rimarrà, il risultato no. Durante l'incontro moderato da Saverio Tommasi in un modernissimo blindato, Saviano ha anche affrontato il tema dello ius soli. L'ho voluta sottolineare in questo modo, cioè non semplicemente usando i loro corpi come testimonianza di un diritto non avuto, ma mostrando il loro talento. Quindi in libreria li ho portati, il luogo simbolo, la cultura. Ad analizzare, a dibattere di letteratura, a discutere di stile, mostrando che stiamo perdendo 1.200.000 ragazzi, 800.000 minori per questa barbarie, assenza di legge, tutto fatto per un imbroglio. L'imbroglio è far credere che questa legge c'entri con gli sbarchi, con l'occupazione. Pensate che fessero, non c'è alcuna occupazione in Europa, oltre il 93% del continente europeo è abitato da autoctoni. Quindi siamo ben lontani da qualsiasi forma di occupazione.